sono dell'opinione che il personale medico infermieristico vada tutelato in maniera molto molto più attiva, molto più aggressiva. Questo è il patrimonio fondamentale che abbiamo a disposizione. Sono preoccupatissimo per il numero di colleghi che sono stati contagiati. Che certo, questo sta a significare che le protezioni potrebbero aumentare ancora di più la loro efficacia. Dobbiamo a queste persone tutto quello che la tecnologia e la tecnica ci mettono a disposizione. Ecco, anche da questo punto di vista qualche preoccupazione c'è, perché assistiamo a un balletto di cifre, per esempio sulle mascherine, poi anche dei ventilatori polmonari. Insomma, adesso anche ogni paese tende a tutelare se stesso, quindi anche certe forniture dall'estero si bloccano. Questo è anche un gigantesco problema, dottor Guerra. No, guardi, assolutamente sì, questo è il problema. Non c'è coesione, non c'è nessun tipo di risposta coesa, almeno in ambito europeo. Noi abbiamo visto veramente un rischio di disintegrazione dell'Unione Europea a questo punto. Non si può dire altro, perché è incredibile che a distanza di un paio di mesi dall'inizio dell'epidemia ancora gli Stati membri non riescano a trovare una risposta comune. L'Italia certo. All'inizio non soltanto è stata lasciata sola, ma è stata anche isolata. Questa è una vergogna, insomma, credo che debba essere corretta, al di là delle misure economiche su cui l'Unione si sta sforzando di garantire risorse a tutti quanti, ma sono proprio le risorse sanitarie che devono essere messe certo. A fattor comune. Questo ancora non è avvenuto. Dottor Guerra, faccio anche a lei la domanda che stiamo facendo a tutti, il famoso picco. Ci siamo arrivati, siamo vicini, cosa dobbiamo aspettarci? Chiunque dica qualcosa adesso dice una stupidaggine, però mettiamola così, il rallentamento della velocità di crescita è un fattore estremamente positivo. In alcune regioni credo che siamo vicini al punto di caduta della curva stessa, e quindi probabilmente il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere. Questa settimana e i primi giorni della prossima saranno decisivi, perché sono i momenti in cui i provvedimenti di governo di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare effetto, efficacia e impatto. Quello che ci si aspetta è di vedere decadere la curva in maniera più rapida nel giro di questi 5-6 giorni.